Bentornati sul canale YouTube di CiovalMagazine.it. Siamo a Riffa di Berlino, all'interno del padiglione di Lenovo, della fiera berlinese. Siamo con Giuseppe Finocchiaro, Executive Director, General Manager, Consumer Business per Lenovo per la regione Sardegna. Ciao Giuseppe. Buongiorno, ciao. Benvenuto sul nostro canale di YouTube. Grazie. Ti abbiamo un po' rubato perché sei in giro per appuntamenti, insomma è una fiera abbastanza impegnativa, per rubarti due dichiarazioni sulle novità che Lenovo ha portato a questo importante evento, in particolare tablet, portatili, ma soprattutto prodotti gaming. Cosa presenta Lenovo all'IFA? Tanti prodotti che praticamente hai anticipato, in particolar modo i tre prodotti chiave che abbiamo presentato, che sono il nuovo tablet, un tablet Yoga Tablet 3 Pro, che è un prodotto con il proiettore, che praticamente io posso accedere ai miei contenuti, ma nel frattempo che io accedo ai contenuti posso condividere contenuti anche con altre persone che sono con me, anche in una living room, quindi anche in sala, se guardo delle foto posso condividerle e tutto. Sicuramente questo è un prodotto che ha molte aspettative, molto bello. Fra altre cose abbiamo anche un feedback molto positivo ricevuto sia dalla stampa, quindi sia da voi, ma anche dai nostri retail che ieri erano in visita qui in fiera. Altro prodotto presentato è nella linea gaming. Abbiamo presentato un nuovo prodotto per i giocatori, gli appassionati di gaming, e questo anche ha avuto un grande successo. Ieri i ragazzi erano qui allo stand a provare a misurarsi usando questo prodotto. E nella linea sempre tablet è stato presentato il Mix 700, il MIX 700, che è un prodotto 11.6 pollici su piattaforma Windows, che richiama nel finishing alcune parti del nostro prodotto di punta, che dei notebook, che è lo Yoga 3 Pro. Quindi tanti prodotti e sicuramente tanta eccitazione, diciamo, e aspettative per l'arrivo di questi prodotti, che sarà intorno al Natale, diciamo, prima del Natale. Tra l'altro voi siete una delle poche aziende, anzi forse l'unica azienda, che sta veramente mettendo molti contenuti sui tablet, e citiamo il proiettore in particolare, che è diventato un must nella vostra fascia alta. In che modo espande l'utilizzo del tablet questo concetto del proiettore integrato? Beh, sicuramente noi stiamo mettendo contenuti, anche perché altrimenti il prodotto diventa un semplice hardware, quindi l'hardware è sempre qualcosa di freddo, quindi ci vogliono dei contenuti emozionali. Qui non si tratta solo di un contenuto emozionale, perché è anche un beneficio d'uso, quindi più che un diciamo che inseriamo dei benefit sul prodotto. In questo caso, ripeto, accedo ai contenuti, ma è un prodotto che non è solo per me, oppure quando dovevo far vedere prima qualche contenuto mostravo il tablet, e qui automaticamente io proietto sulla parete, proietto sul soffitto, e automaticamente posso vedere, posso condividere un contenuto con l'amico o con più amici. La vera condivisione. A questo punto non diventa, visto che adesso si parla che si vede sempre più le persone che sono così tutti collegati da soli e non si parla più, fra persone, in questo caso invece finalmente si può condividere nuovamente un qualcosa. Ecco. Tra l'altro, vediamo, questa è la prima fiera ufficiale, almeno in Europa, dove presentate un nuovo logo molto, molto fresco, molto giovane, abbinato a vari colori. Quale smalto vi dà questo nuovo logo? Beh, il nuovo logo piace, è giovane sicuramente, quindi specialmente al target dei giovani è un logo che colpisce, ma quello che è più importante è che questo è un logo quasi aperto, quindi si apre a poter essere utilizzato in diversi modi, quindi non è un classico logo come poteva essere anche prima, dove c'era un colore o due colori con una posizione fissa e così via. Questo è un logo che tu usi in orizzontale, in verticale, con vari colori di sfondo, quindi è sicuramente un qualcosa che piace e che piacerà, perché ci siamo ringiovaniti parecchio. Grazie Giuseppe, ricordiamo Giuseppe Finocchiaro, Executive Director, General Manager, Consumer Business, grazie, per Lenovo, per la sua regione.